Maestro Nunziante, Fiesole, Isole del Pensiero, Böcklin de Chirico, Nunziante. Sue spalle Firenze, Fiesole, che scenario magnifico. Ovviamente una linea orizzontale, no? Quindi più una responsabilità, un onore, come affiancato a questo. Beh, onore sicuramente. Ciccio Graziani, uno degli eroi di Spagna 82, questo mondiale che ci è rimasto un po' tutti nel cuore. Raccontaci un po' cosa rimane anche a voi questi dopo 29 anni. Ma una grande soddisfazione per un'impresa straordinaria. A Calcio Expo Firenze troviamo Chantal Borgonovo della Fondazione Stefano Borgonovo Onlus, qui per una bella iniziativa, come sempre, le maglie dei campioni date in beneficenza. Chantal, parlacene meglio. Amiche e amici, tutti i prodotti e le offerte proposte in questo appuntamento televisivo sono firmate Diretto a Casa. Diretto a Casa è un'organizzazione internazionale specializzata nella vendita diretta che ricerca in tutto il mondo i prodotti più innovativi. Valerio Safelli, l'altro anno l'abbiamo detto, forse un giorno daremo il tapiro anche alla nell'evento della fondazione, così è avvenuto quest'anno. È stata una bellissima cosa, anzi io spero che... Alberto D'Antoni, allora una bella giornata, sesta edizione, così un punto su questa giornata. Una bellissima giornata, una bellissima edizione ancora una volta. Siamo con Daniela Gamba di Salani Editore. Allora, Harry Potter, quello che era una scommessa probabilmente anni fa, adesso è un fenomeno a dir poco mondiale, forse universale. Allora dai, un tuo commento su questo successo oramai straconfermato di Harry Potter. Beh... Arturo Bracchetti, ospite d'onore, ha tornato a tantissimi fans. Quando c'è la magia a San Vincent, già l'altro anno ti abbiamo trovato, avevi un ruolo importantissimo. Oggi sei un ospite importante. Sono, ospite, sono tutti amici a San Vincent, siamo tutti praticamente i maghi di Torino. Che si... Marco Berri, come prestigiatore te la cavi benissimo, ma come calciatore invece? Non volevo neanche entrare in campo, come un mal piede, però giochi, dai.